presentazione di un libro della casa editrice che io dirigo, Vita e Pensiero, e dico solo una parola a proposito della collana nella quale si situa questo libro, intitolata Piccola biblioteca per un paese normale. L'intuizione di questa collana avvenne all'inizio del Covid, della prima ondata, nel 19, quando apparve chiaro che il Covid sarebbe stato una sorta di stress test per la tenuta del paese e che avrebbe fatto portare alla luce, emergere tutta una serie di nodi irrisolti che il paese non ha mai voluto affrontare, soprattutto la classe politica, e che nodi che ne impedivano, e purtroppo bisogna dire ne impediscono tuttora, lo sviluppo e verso degli standard europei. E sono nodi come l'evasione fiscale, la denatalità, la bassa qualità della pubblica amministrazione, e il sistema sanitario che, come tutti noi sappiamo, va deteriorandosi, e questo rosario depressivo potremmo continuarlo, ma non voglio infierire. Tra i vari nodi c'è anche evidentemente quello della corruzione, un fenomeno che certamente tocca il nostro paese, almeno dal punto di vista della sua percezione sociale. Un fenomeno che però non ha, attualmente non è sulla cresta dell'onda della comunicazione pubblica, ma non è per il fatto che non appare nella comunicazione pubblica magari in occasione di qualche grande scandalo, non è che per questo non esiste. Allora all'epoca chiesi alla dottora Cantone, super esperto della materia, tant'è che è stato anche presidente dell'autorità anticorruzione, e lo voglio pubblicamente ringraziare per questa disponibilità a scrivere il libro e ovviamente anche a venire a presentarlo qui questa sera, perché nella sua attività di procuratore generale a Perugia ha dovuto poi ritagliarsi gli spazi per la scrittura del libro, cosa appunto che non è facile richiedendo tempo disteso e applicazione. Quindi grazie dottore per questa disponibilità, adesso passo la parola. Non voglio sprecare neanche un secondo di questi 60 minuti e quindi proverò, sfruttando lo spessore dei nostri ospiti che ci permette di saltare le presentazioni attraverso le domande, a coinvolgerli nelle varie sfaccettature di questo tema che Cantone in questo libro affronta con una chiave sia divulgativa per chi non è ferrato in partenza sulla materia, sia con una chiave però di approfondimento anche per chi invece è già, diciamo, versato sul tema. E ora comincio dalla professoressa Parisi, dalla super 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 attualità, dall'edicola di stamattina. Stamattina c'è un quotidiano che titola caratteri cubitali l'ora legale, e mi ha fatto ridere questa cosa perché è chiaramente il riutilizzo in chiave diversa di un famoso titolo di un giornale satirico di 30 anni fa dell'epoca di Mani Pulite, anzi appena prima dell'epoca di Mani Pulite, che era un riferimento al fatto scatta l'ora legale, panico tra gli aderenti di un partito, del Partito Socialista all'epoca, per i tangenti. Oggi questa stessa espressione viene usata da questo quotidiano invece per festeggiare, in questo caso, nel caso di quel quotidiano, dell'orientamento di quel quotidiano, il disegno di legge presentato ieri che si dedica più modestamente alle borseggiatrici, diciamo, della metropolitana, più o meno incinte, più o meno da recludere insieme ai loro bambini. Allora approfitto per chiederle: è passata di moda l'anticorruzione? Siamo in una di quelle fasi che il dottor Cantone nel libro fa vedere il pendolo dal disinteresse all'esaltazione, all'ipervisibilità, poi di nuovo al disinteresse. Adesso siamo nell'onda bassa. Grazie dottore, la domanda è centrale,
nell'intera questione, nell'intera problematica. Certo, direi qualcosa di più, direi che non siamo in una situazione di disinteresse, ma siamo dal mio punto di vista in una situazione in cui la leva più importante, la seconda leva che dovrebbe essere azionata nei confronti del rischio corruzione è la prevenzione, e siamo invece ritornati alla leva repressiva con risonanze mediatiche assai spiacevoli, nel senso che la repressione viene intesa a tutto campo come l'unica soluzione per far fronte ai problemi di illegalità del nostro paese. E questo è pericoloso, perché in realtà noi sappiamo perfettamente che quanto tempo mi dà? Perché io potrei parlare delle ore. Perché noi sappiamo che in realtà la corruzione non solo è frutto di una cultura che si oppone alla cultura dell'integrità, ma la corruzione è in realtà una condotta che tende a rimanere nascosta, essendo il reato di corruzione un reato contratto che non vede conflitto di interessi tra chi vi partecipa. E quindi il fatto che si azioni soltanto la leva della repressione significa che non si vuole affrontare tutto il sommerso, tutta quella parte dell'iceberg che è senz'altro più grande della punta che affiora. Questo per un fenomeno naturale. Dottor Cantone, io su questo volevo capire, questo momento di onda bassa dipende perché invece è un momento di onda alta di un altro dei grandi argomenti che storicamente sono sempre appunto in tensione con un'efficacia di attività anticorruzione, cioè l'idea che tutto quello che è norma, regola, sia qualcosa che frena, da cui i luoghi comuni, la paura della firma, il freno all'attività amministrativa e adesso il grande totem del PNR. Volete bloccare i piani, i programmi, questo è il retropensiero. È un alibi? È un qualcosa che ha un fondamento ma viene affrontato male? È proprio un argomento sbagliato? Innanzitutto buonasera, e io invece voglio ringraziare la casa editrice di avermi dato la possibilità di riscrivere di corruzione, perché diciamo è un tema di cui ormai non mi occupo e cerco anche di, per molti aspetti, di restarne lontano. Ho sempre pensato che le nostalgie delle grandi avventure finiscono poi per sembrare un po' una cosa retro, però questa è stata l'occasione di poter scrivere anche con maggiore libertà. Io lo scrivo, lo dico all'inizio del libro, che è un momento nel quale parlare di corruzione è assolutamente demodé, quindi è molto più comodo rispetto ai momenti in cui parlavano di corruzione anche persone che non sapevano cos'era, o meglio, forse lo sapevano da un'altra prospettiva. Io credo che questa è una fase, rispondo, diciamo, vorrei avere pure io il tempo che diceva Nicoletta, ma cerco di semplificare. Ovviamente ringrazio Nicoletta e ringrazio il professor Forti di essere stato qui con me. Con Nicoletta è noto, c'è un rapporto di affetto e di amicizia, abbiamo condiviso un'esperienza bellissima nella nostra vita che è stata l'ANA. Dicevo, io credo che questa è una fase particolare che è quella del fare. Noi l'abbiamo già vissuto in Italia, io ricordo che ci fu una legge, la legge obiettivo, che io ho definito, ma non da solo, io prendendo, una legge criminogena. Guarda caso nel codice dei contratti la legge obiettivo è tornata pari pari, il general contractor, una delle figure peggiori mai pensate, che ha fatto più danni probabilmente della corruzione vera e propria, è uno degli elementi centrali del codice dei contratti. Codice dei contratti che un po' rappresenta l'immagine del paese, cioè di come si vuole interpretare l'attività quotidiana del paese. Codice dei contratti che per esempio consente fino a 150.000 euro, che sono oltre il 95% di tutte le gare, di fare gli affidamenti senza nemmeno fare una gara informale, cioè tu puoi prendere la prima persona che passa per strada e dire ti faccio fare questo lavoro o ti do questo incarico. Ovviamente questo sistema potrebbe anche avere effetto sul piano dei risultati, però mi chiedo se per esempio a casa nostra noi dovessimo cambiare una finestra, se andiamo dal primo che passa, no? Vediamo quantomeno i prezzi di 3 negozi prima di vedere come funziona. Questa è una fase che abbiamo già vissuto, è una fase nella quale l'idea che il must che passa è l'idea della semplificazione. Si è inventata una parola, burocrazia difensiva, anzi un termine, un'endiadi come dicono i giuristi, burocrazia difensiva, che io ho fatto una verifica, non esiste in nessun paese del mondo.
perché diciamo burocrazia difensiva è un modo di aver trasposto un'altra parola, che quella è diventata però, esiste in tutti i paesi del mondo, che è medicina difensiva. Ma la medicina difensiva ha nulla a che vedere con la burocrazia difensiva. Il compito della burocrazia è agire, non ci può essere burocrazia difensiva. Fra l'altro la burocrazia difensiva parte dall'idea che i meccanismi di controllo rappresenterebbero la ragione per la quale non opera. Invece ovviamente chi conosce un minimo l'amministrazione sa bene che non sono quelle le ragioni per cui i burocrati non operano, sono l'oscurità per esempio della legge, i mutamenti continui delle norme che fanno sì che i poveri burocrati, ai quali non viene neanche mandato un testo di legge, mia moglie lavora in un piccolo ufficio della pubblica amministrazione, si occupa anche di gare, il codice dei contratti io l'ho comprato io, nessuno gliel'ha mai mandato, e lei fa piccole gare fino a 150.000 euro, ma nessuno gli ha detto che è entrato in vigore un codice che già da luglio si applicava. Le regole che cambiano sistematicamente nessuno le conosce, che vengono scritte in modo assolutamente incredibile. Questa diventa l'alibi, io credo diventa l'alibi per consentire operazioni che, se avesse qualcuno pensato 10 anni fa, sarebbe stato, diciamo, probabilmente durante il periodo di Tangentopoli di lapidato. Durante il periodo di Tangentopoli si provò a depenalizzare un reato che ormai non è stato più applicato, il finanziamento illecito ai partiti, è successa una rivoluzione. Adesso si prova a eliminare un reato che secondo la giustizia internazionale, secondo le direttive internazionali è indispensabile, quale l'abuso d'ufficio, fermo restando come è stato scritto ovviamente, no? Su questo potremmo discutere, e nessuno dice una parola. Fra l'altro in quella riforma dell'abuso d'ufficio vi è l'eliminazione anche del traffico di influenza, con un unico colpo si colgono due piccioni. Tutto questo avviene nel disinteresse generale, perché la corruzione non tira, non si parla più di indagini, non ci sono più indagini, questa è la verità. Quelle poche che avvengono vengono tutto sommato messe nelle brevi di cronaca. Questo è il periodo nel quale il pendolo sta andando dall'altro lato, e sicuramente conta l'idea che fare è più importante delle modalità del cupe. Però abbiamo già vissuto in termini identici, la legge obiettivo che torna è il segnale appunto del pendolo che si muove. Professore Forti, in questo momento di appunto, disinteresse per le ragioni che ha spiegato il dottor Cantona, professor Parisi prima, si combina però comunque con un protrarsi di quello che Cantona nel libro chiama un iperattivismo normativo, di cui lui fa rassegna e dà un giudizio nell'ultimo decennio, e sul quale quindi io le chiedo la sua opinione sia su quello anche lei dell'ultimo decennio, ma anche su quello che è in cantiere. In cantiere, diciamo, per la parte più concreta e più vicina a noi, quindi già la settimana prossima il primo voto alla Camera sull'ennesima modifica alla prescrizione, e questo che accennava già Cantone, le modifiche abbastanza avanzate a livello di progetto su abuso d'ufficio e traffico di influenza. Grazie. Anch'io, prima di rispondere alla domanda del dottor Ferrarella, vorrei esprimere il mio apprezzamento innanzitutto per la collana ideata da Aurelio Mottola. Avrebbe potuto sciorinare molti altri titoli, ma non ci saremmo depressi, perché in realtà in ciascuno di questi contributi ci sono anche delle parti propositive, no? Di miglioramento della situazione attuale, non soltanto la pars densus. Per quanto riguarda poi il libro, appunto, prima di rispondere al dottor Ferrarella, vorrei dire che ne ho apprezzato la vena anche pedagogica, nel senso che ormai ragionavo, da Tangentopoli Mani Pulite sono passati 30 anni, quindi anche un quarantenne oggi potrebbe non saperne nulla. E piaccia o non piaccia, quale che sia la valutazione che si dà di quel periodo, è stato lo spartiacque. E molti dei temi che oggi vengono discussi, non come si dovrebbe, perché appunto siamo nella fase calante nell'attenzione alla corruzione, non fanno che riproporre quello che avevamo già sentito allora e che era stato oggetto di accesi dibattiti. Fra l'altro, scuso per la mascherina, ma sono reduce da un convegno di penalisti dove sono circolati virus a non finire, e qualcuno stamattina, era un altro convegno in cui sono intervenuto, tra l'altro un convegno molto interessante, c'era anche il generale Figliuolo, sull'apprendimento dall'errore,
grande capacità dell'uomo e delle organizzazioni, riuscire a imparare dagli errori. E lì facevano un po' di battute perché c'era stato un convegno dei commercialisti e nessuno si era ammalato, invece i professionalisti si sono infettati tutti, che appunto era ritenuto coerente con la truce immagine che il diritto penale presenta. Arrivando alla torre, tra l'altro il convegno era proprio dedicato, quello dei penalisti, ai diritti contro la pubblica amministrazione. E posso dire che c'è stato un accordo totale, almeno su quel punto, che l'abuso d'ufficio non va abolito. Non va abolito perché lascerebbe un voto di tutela clamoroso. Io stesso, nelle relazioni di sintesi che mi hanno affidato, ho ricordato, e se ne parla anche nel libro di Raffaele Cantone, che nel confronto della nostra legislazione con il panorama internazionale, spesso incrociamo questo dualismo terminologico fra bribery e corruption. La bribery è lo scambio di tangenti in cambio di favore, il sinalago, il contratto, diciamo, illecito fra il corruttore e il corrotto. Corruption invece è un concetto molto più ampio e, come mi è capitato di dire, credo l'abbiamo veduta, in realtà quello che separa il bribery dal corruption spesso è quasi esclusivamente l'abuso d'ufficio. Perché l'abuso d'ufficio entra nella categoria della corruption senza entrare nella categoria della bribery. E se noi facciamo riferimento alla quantità di normazione internazionale o transnazionale, vediamo che si fa moltissimo riferimento alla corruzione. Nel libro di Raffaele Cantone c'è anche una parte in cui ci si sofferma sul significato della parola corruzione. Ed è questa molto importante. Riflettere sul lessico spesso ci illumina sui fenomeni e sui contenuti, e la corruzione è un termine che, come tutti sanno, ma basta aprire un vocabolario, ha sia a riferimento quella che noi conosciamo come corruzione reato, corruzione diciamo illecito, ma evoca anche una sorta di decomposizione fisica, no? Di distruzione dell'integrità di un corpo fisico. Non a caso l'opposto della corruzione è l'integrità. Su questi punti si sono molto ben soffermati un giurista che ben conosce Raffaele Cantone e che ben conosce Nicoletta Parisi, perché ha condiviso la loro esperienza, di ANAC, che è il professor Merloni, che ha scritto un libro con un filosofo, che non ha Pirne, e si soffermano su questi linguaggi. Ecco allora perché questa riflessione sul lessico può essere importante anche per capire quanto sia necessario il mantenimento dell'abuso d'ufficio. Nel libro si ricorda che l'abuso d'ufficio è uno dei cosiddetti reati sentinella, reati spia. L'indagine sull'abuso d'ufficio avviata su questo reato a volte permette poi di scoprire dietro un reato relativamente poco grave, che è il 323, fenomeni ben più gravi come quello di corruzione. Quindi da questo punto di vista credo che, nonostante la categoria degli accademici sia sempre molto, termine che detesto, ma comunque lo si usa, garantista, in questo caso non hanno affatto pensato che l'abuso d'ufficio fosse una soluzione. È più diversificato il dibattito sul traffico di influenze. In realtà il tema del traffico di influenze è estremamente emblematico di un problema che noi abbiamo in Italia, che si manifesta in tutti i settori, cioè il fatto che si sfornano leggi, norme, anche questo pacchetto di nuovi reati, no? Che tra l'altro è contraddittorio rispetto a quello che ci sentiamo dire a proposito del fatto che bisogna essere garantisti, che il diritto penale deve ritrarsi, quanto poi ci arrivano queste colate di nuove fattispecie. Io fra l'altro sto coordinando con due colleghi un commentario del codice penale, e ieri siamo scambiati delle comunicazioni sconsolate, ci hanno fermato le macchine perché stanno arrivando colate di nuovi reati, dovremo trovare qualcuno che li affronta, diciamo, di prima mano, perché si tratta appunto di figure che vengono introdotte ex novo, così vendute sul mercato di quello che, ormai questo è un termine che ha usato Papa Francesco, si chiama il populismo penale, no? Cioè vendere prodotti normativi in cambio di rendita politico-elettorale. Ma quello che volevo dire è che, diciamo, il problema del nostro paese e che si è abbastanza bravi nello sfornare norme, leggi, eccetera, ma si è totalmente deficitari sul piano dell'applicazione. Cioè non ci si pone il problema
di come i modelli normativi, i progetti, magari anche non necessariamente giuridici, che si stanno concependo, si modificheranno a contatto con la realtà e soprattutto non si predispongono le strutture, le competenze, eccetera, che sorvegliano questa fase di traslazione dalla teoria alla pratica. Cosa c'entra con il traffico di influenze? Beh, molti l'avranno già colto. Prima di emanare una normativa sul traffico di influenze, bisognava attrezzarsi con una normativa, finalmente, che l'Italia acquisisse sulle lobby, sui gruppi di pressione. Perché se non c'è questo retroterra, diciamo, organizzativo e normativo, il traffico di influenze in effetti si espone a una serie di obiezioni dal punto di vista della precisione, della tassatività, della eccessiva anticipazione alla tutela. Ci si muove in un terreno molto, come dire, mobile e molto imprevedibile. Quindi non so se ho risposto alla sua domanda, almeno in relazione a questi due reati, e per quanto riguarda questa colata di nuove fattispecie, se siamo in una fase di reflusso dal punto di vista della disattenzione alla corruzione, questo ha sempre come causa, come effetto, che ci si sposti dal reato che colpisce interessi pubblici, come diciamo tecnicamente, beni giudici superindividuali, ci si concentri sul reato tradizionale, il reato di strada. Questo è un pendolo che regolarmente noi, a cui noi assistiamo, no? Prima si parla di reati di mafia, di corruzione, di crimini economici, e dopodiché queste cose vengono messe da parte e ci si concentra appunto sulle, sui discipi, sui furti nel supermercato, sulle revenge porn, su tutte queste cose, ovviamente, che hanno la loro gravità, ma che dovrebbero essere curate insieme alle cose molto più ampie, perché, come diceva un grande criminologo americano, Edwin Sutherland, la criminalità di strada è influenzata dal cattivo esempio che viene dato dalle classi dirigenti e da un malaffare che colpisce appunto la pubblica amministrazione e la politica. Non ci sono due mondi diversi. Il cattivo esempio che viene dall'alto, lo diceva anche Beccaria, diceva i nobili, ovviamente erano gli equivalenti delle classi dirigenti adesso, sono maggiormente colpevoli, nel momento in cui commettono dei reati non solo producono dei danni, ma rendono disorganica la realtà valoriale della società in cui vivono, perché loro sono i garanti dei valori. Quindi in realtà questo pendolo è un pendolo irragionevole, le due cose vanno curate parallelamente perché hanno una comunicazione l'una con l'altra. Senza Parisi, seguiamo il professor Forti in un passaggio e dalla repressione facciamo un salto ancora alla prevenzione. Quando parlava del traffico di influenza parlava del ruolo delle lobby e della mancata regolamentazione efficace. Io facevo questa riflessione. Quando il Toccantone dice nel libro prima, oggi non ci sono più praticamente indagini di un certo spessore di corruzione, pensavo, questo ha a che fare con il fatto che mentre prima c'era un portatore di interesse che per avere un provvedimento normativo favorevole o un appalto pagava il decisore, poi forse c'è stato un ruolo più allargato appunto dei portatori di interesse a livello proprio di lobby, poi forse c'è stato un ulteriore slittamento e c'è stata la cattura di regolatori da parte di portatori di interessi. E adesso oggi, specialmente nelle commissioni che preparano tutto il lavoro per il PNR, non siamo al paradosso per cui i portatori di interessi sono diventati essi stessi, se non regolatori, collaboratori e co-redattori dei testi che regolano i mercati sui quali poi si trovano a operare. E quindi a quel punto è chiaro che non ci sarà mai un'indagine, perché quello che viene sfornato è già in sé, ingloba già in sé l'interesse che poi verrebbe utilizzato da chi vuole, da chi una volta era costretto a pagarlo con una tangente. Sì, questa è una domanda interessantissima. Vorrei rispondere con un'esperienza concreta che sto facendo a livello internazionale. In questo momento sto lavorando col Comitato Economico e Sociale Europeo e stiamo lavorando sul tema dell'anticorruzione sia sul pacchetto del 3 maggio del 2023, la proposta di direttiva anticorruzione, sia su un altro tema, come si può arginare la corruzione negli appalti pubblici. E mi hanno chiesto di provare a stendere il testo dei due pareri.
E io ho incontrato nel Consiglio Economico e Sociale Europeo un'obiezione di fondo. Non potevo nominare la parola lobbying dentro nel parere. Perché? Perché il Comitato Economico e Sociale Europeo è un ente di lobbying. E quindi non vogliono che la loro attività di lobbying nei confronti del decisore europeo, che è la Commissione in fase di proposta e poi il Parlamento in fase di modifica della proposta, potesse essere confuso con l'area dell'illecito. Allora qui si torna al discorso che faceva il professor Forti. Prima di definire l'area dell'illecito dovresti definire l'area dell'illecito. E il caso Qatargate ci ha messo chiaramente di fronte al fatto che anche nell'Unione Europea noi non abbiamo il perimetro dell'illecito. Non abbiamo norme e prassi e codici di comportamento che ci dicano chiaramente fin dove la mia attività di lobby è lecita e dove invece vado incontro al giudice penale nel caso che mi scorda. Quindi sì, purtroppo il decisore politico in questo momento, e questo lo si vede anche all'interno col PNRR e con l'associazione di tante classi di professionisti al lavoro di messa a terra del, del Next Generation EU dentro gli stati tramite il PNRR, sconta questo problema. L'attuale assetto normativo su conflitti di interessi, pantuflaggio, incompatibilità, è difettoso nella carta o è difettoso nell'applicazione? Beh, non possiamo non dire che sia difettoso anche sulla carta. E cioè, la law in books è molto confusa e la materia dei conflitti di interesse sconta un problema fondamentale, per esempio è quello dell'incandidabilità, inconferibilità, incompatibilità, che si applica alle categorie dei pubblici dipendenti professionali e non ai politici, che pure per la definizione del diritto internazionale, esercitando una funzione per esempio legislativa o giudiziaria, dovrebbero essere compresi nella nozione di pubblico ufficiale. E quindi c'è un problema di non chiarezza della legge, e Raffaele Cantone lo dice molto bene nella parte finale del libro. L'ultimo capitolo io l'ho trovato veramente molto interessante, perché poi l'ultimo capitolo ci mette in grado di fare una sorta di processo circolare della lettura, e cioè arrivando all'ultimo capitolo ti aveva voglia di ritornare al primo, dove si parla di questioni culturali esattamente come nell'ultimo, sulle quali chiude. Allora, senz'altro c'è un problema di legge scritta male, forse, come qualcuno dice, affrettatamente, forse volutamente scritta così perché forse non si volevano toccare certi interessi, sapendo che quella legge, per il momento in cui è stata confezionata, doveva o uscire in fretta senza grande dibattito oppure essere condannata a non uscire, perché il governo Monti stava chiudendo il proprio mandato, e quindi c'era un problema di portare a casa qualcosa e non si poteva fare tutto benissimo in fretta. Però c'è quello che diceva Gabri ancora una volta, io sono molto debitore a queste persone con cui oggi condivido questo bel evento, ringrazio la casa editrice, perché lavorare con Raffaele Cantone e con Gabrio Forti è veramente molto stimolante. Diceva Gabrio che noi non facciamo manutenzione, non solo non facciamo manutenzione della legge, siamo a 11 anni dalla legge 190, la legge ha bisogno di manutenzione, perché se tu fai reporting sull'applicazione della legge, tu vedi quali sono i problemi che quella legge ha e il legislatore coscienzioso li affronta e li mette a regime. Ma c'è il problema che diceva Gabrio, che non c'è la cura nell'attuazione. Si adotta magari un provvedimento di grande valore, ma non si cura la fase in cui gli operatori devono utilizzare quegli istituti. Devono utilizzarli e quindi devono essere competenti sia sul fronte etico che sul fronte tecnico. Bisogna investire sulla formazione, e queste norme invece escono con la clausola di invarianza, per cui tu fai riforme epocali della pubblica amministrazione digitalizzandola tutta a costo zero, quando tutti noi sappiamo che costruire una piccolissima piattaforma, come abbiamo sperimentato in questo periodo nel progetto Libenter dell'Università Cattolica, come niente ti porta via per una cosa piccolissima almeno 10.000 euro, per dire niente. Quindi non c'è la cura della competenza, la formazione che il diritto internazionale ci chiede. Pensiamo
all'articolo 7 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, dice che il cuore della funzione pubblica è l'amministrazione in senso oggettivo, che deve essere formata sul piano etico e sul piano delle competenze, e chi è responsabile dell'anticorruzione deve avere una doppia formazione etica, non una banale formazione sul codice di comportamento. Non c'è la cura della messa a terra della norma, non abbiamo tempo, siamo incalzati continuamente da fare cose nuove. E quando il dottor Cantone prima diceva la cultura del fare, ma guardiamoci questo articolo del codice dei contratti, posso ancora parlare 2 minuti? Articolo del codice dei contratti pubblici, il principio del risultato, come se fosse una grandissima novità. Forse che l'altro codice non diceva che l'opera pubblica deve essere fatta, deve essere fatta in tempo e con quella spesa prevista. Adesso il legislatore ha deciso che doveva essere espresso questo principio, perché deve essere messo come criterio interpretativo di tutte le altre norme. Ma questo principio del risultato si porta dietro un problema, che siccome la pubblica amministrazione è chiamata a scegliere usando la discrezionalità, come è normale che debba fare, la conseguenza di aver messo il principio del risultato dentro, scritto nel codice in quella posizione, come principio ermeneutico di interpretazione di tutto il codice, ci fa dire che alla fine la stazione appaltante, ovvero il dirigente che deve scegliere, tra varie soluzioni dovrà scegliere quella che ci porta al risultato. E forse la fretta potrebbe non essere la migliore via, il miglior consigliere. Non so se mi sono spiegata. Dottor Cantone, un po' riassumere a chi ci ascolta, appunto nell'ultimo libro lei fa un paragone che è un'ispirazione, lei dice che bisogna ispirarsi un po' alla situazione che c'è nel settore degli infortuni sul lavoro. In che senso? Ma nel senso che io credo che la corruzione sia un problema non individuale, perché per tanto tempo si è posta la domanda: la corruzione si può prevenire? Questo è un tema anche filosofico. La corruzione in fondo è una scelta individuale di un funzionario che sceglie di commettere un reato. È una scelta ovviamente etica, abbiamo verificato in contesti a volte di enorme corruzione, che però c'era gente che manteneva la schiena dritta. Questo può far pensare che la corruzione sia, essendo una scelta individuale, non può essere oggetto di un intervento. Basta la norma penale, eventualmente si può sostenere la minaccia della norma penale. Quando è che io credo cambia la prospettiva rispetto alla corruzione? Quando tu evidenzi un dato, che non è vero che la corruzione non risente delle vicende di contesto. La corruzione risente moltissimo dei contesti nei quali si opera, un contesto nei quali, diciamo, vi è uno sfacelo assoluto delle regole amministrative, è un contesto che finisce per favorire la corruzione, sotto 100 ragioni, a volte anche non c'è bisogno neanche di spiegarle. La prevenzione significa intervenire su questi meccanismi di contesto, cioè eliminare quel brodo di coltura che consente alla corruzione di prosperare, mettendo regole che servono a evitare che si possano verificare i meccanismi corruttivi. Qui faccio una piccolissima, un piccolissimo flash rispetto alle cose che dicevamo. Lei per esempio ha parlato del pantuflage. Allora, io penso che sul pantuflage andrebbe fatta proprio una riflessione culturale. Noi abbiamo finalmente questa norma che esiste in tutti i paesi del mondo e fra l'altro che, diciamo, ci è stata chiesta dal diritto internazionale. Che cos'è il pantuflage? È una regola, diciamo, tutto sommato di condotta media, che esisteva già in molte realtà, è un patto di non concorrenza, tutto sommato. Io che ho lavorato per un ente pubblico, per un certo periodo, non per tutta la vita, non posso andare a lavorare con quelli che sono stati i miei interlocutori precedenti. Mi sono occupato di fare il responsabile di un ente che si occupa delle vendite. Il giorno dopo che lascio il lavoro non posso andare a lavorare per il soggetto che mi vendeva quei beni, per una ragione evidente, perché da un lato dimostro che probabilmente tutta la mia attività precedente può essere letta in modo distorto, ma può essere anche uno strumento attraverso il quale io posso creare quel meccanismo che si chiama corruzione successiva. E ancora, crea un meccanismo anche di competizione non corretta all'interno delle norme. Io conosco come fa all'interno del settore privato, io conosco come funziona il meccanismo. Vado a lavorare in quel settore privato, quel privato ovviamente ha una situazione di concorrenza assolutamente sleale rispetto a tutti gli altri soggetti. Ebbene,
Questa regola noi l'abbiamo messa nel nostro sistema. Questa è una regola che serve a svolgere funzioni di prevenzione, perché non è detto che chi passa dal pubblico al privato sia un disonesto, assolutamente no, ma serve per evitare di creare le condizioni per la disonestà. Che cosa abbiamo fatto? L'abbiamo nascosta questa norma. Non troveremo mai nessun testo di riferimento a questa norma. È stata inserita in un comma del testo unico degli impiegati pubblici, un comma di una norma che si riferisce all'incompatibilità dei pubblici dipendenti nello svolgere attività private. Facciamo una rivoluzione culturale, introduciamo una norma storica e la nascondiamo, perché in qualche modo ne abbiamo anche un po' vergogna. Qual è il punto allora? Che bisogna, l'idea, diciamo, della prevenzione è quella di intervenire su quei meccanismi che servono a favorire la corruzione. Questo è uno di quelli. Allora il punto: perché come gli infortuni sul lavoro? Perché anche negli infortuni sul lavoro, se ci pensiamo, nella normativa antinfortunistica noi proviamo a individuare quali sono i rischi. Se io salgo su un'impalcatura ho bisogno di mettermi il casco. Poi se non cado, non succede nulla, pure se il casco, diciamo, non ho messo, vuol dire che non ha funzionato, però c'è un rischio. Se noi individuiamo la situazione di rischio allo stesso modo di come operiamo in altri settori, diciamo, della vita pubblica, interveniamo su quei fattori di rischio, quell'intervento sui fattori di rischio ha un effetto benefico per evitare che si verifichi l'evento. E torniamo al pantuflage. Se io so che quando ho finito di fare un lavoro di un certo tipo non posso passare dall'altra parte, questo ovviamente ha una, diciamo, mi garantisce moltissimo su 100 aspetti. Prima di tutto io non entro in concorrenza con tutti quelli che lo faranno. Quante volte abbiamo visto i controllori, per esempio, che si occupano di un sistema che il giorno dopo passano dalla parte dei controllati, in tutti i settori, anche a volte in magistratura. Quante volte quanto questo meccanismo incide sulla capacità anche indiretta di incidere sulle proprie scelte. Se qualcuno mi viene a fare una proposta, dice: domani ti darò, quando vai in pensione, quando lasci il lavoro, se lo lasci, ti darò una bella occasione. Io forse nell'ultimo periodo in cui svolgo la mia attività potrei essere intenzionato, anche senza prendermi soldi, anche senza fare, ad avere un occhio di riguardo, a pensare che le pratiche, per esempio, di quell'imprenditore, di quel professionista, possano essere trattate un attimo prima rispetto a quelle degli altri. Tutto sommato, cosa c'è di male? Stiamo mettendo in discussione però il principio principale, l'imparzialità della pubblica amministrazione, che rappresenta lo stimolo principale per evitare che si verifichino i fatti corruttivi. Allora, il meccanismo è uguale. La corruzione viene anticipata dalla situazione di rischio. Ci sono situazioni di rischio, è quella per esempio del codice degli appalti cui faceva riferimento Nicoletta, sono situazioni di rischio. Quando noi diciamo alla pubblica amministrazione puoi scegliere chi vuoi, senza nemmeno spiegare perché, noi non stiamo facendo in sé un comportamento scorretto. Ci saranno funzionari pubblici che si comporteranno in modo corretto, correttissimo, a prescindere dalle norme. Ma diceva un presidente degli Stati Uniti che se gli fossero angeli, James Madison, non ci sarebbe bisogno delle regole. Purtroppo però James Madison diceva che gli uomini non sono angeli, delle regole c'è bisogno. Professor Gabriel Forti, non c'è bisogno delle regole, gli uomini non sono angeli, anche perché, come diceva l'altro cantone, la corruzione risente molto del contesto. Nel contesto ci sta anche quello culturale. Nel libro si ricorda notoriamente, no? Dante, che mette, quello che mette i barattieri all'inferno, nella pece, il Papa, no? Di recente, il pane sporco, la corruzione che spuzza. Eppure non abbiamo la percezione proprio che nella cittadinanza ci sia così vivace questa disapprovazione. Posso chiedere se visto da fuori è anche un piccolo fallimento delle agenzie formative, educative, tra le quali anche le università? Il tema dell'educazione all'anticorruzione è un tema fondamentale. Forse ricorderà Nicoletta che ci fu un importante convegno proprio dedicato a questo tema di attuazione della Convenzione di Merida delle Nazioni Unite contro la corruzione, che interpellò, si svolgeva a Courmayeur, che interpellò ai paesi interrogandoli su che cosa potevano fare le università, le scuole per
instillare questi anticorpi culturali nei confronti della corruzione. E fu, come al solito, il risultato una bella pubblicazione, partecipai anch'io. Quali siano le conseguenze non ne abbiamo visto molta traccia. Peraltro la istituzione di una commissione, di un organo specializzato nell'anticorruzione, come è stato l'ANAC, ha una ascendenza molto significativa. Purtroppo gli anni sono passati e quindi, avendo seguito fin dall'inizio l'operazione Mani Pulite per ragioni di studio fino ad oggi, ho attraversato varie stagioni. Lo stesso Raffaele Cantone sottolinea come ci siano state delle ondate nella nostra legislazione più repressive, vedi lo spazzacorrotti, e più preventive, vedi la legge Severino, che pur avendo interventi di natura penale si era preoccupata di ampio respiro. In questo lavoro preventivo, all'inizio degli anni 90, si assumeva come modello una serie di commissioni straniere, in particolare l'Independent Commission Against Corruption australiana, totalmente il Nuovo Galles del Sud, che aveva tre specializzazioni. Si parlava del tridente: uno era quello sanzionatorio, con poteri anche superiori di quelli che poteva avere, che ha ANAC, poi quello di consulenza, cioè di accompagnamento dei soggetti destinatari delle norme, sia soggetti pubblici sia soggetti privati, alla compliance, cioè all'osservanza delle regole e alla prevenzione della corruzione. Questa è una cosa molto importante ai fini preventivi, perché in realtà il controllore dovrebbe aspettare al varco il soggetto che deve osservare le regole per poi sanzionarlo, dovrebbe anche dare una consulenza, specialmente a soggetti meno strutturati dal punto di vista della prevenzione, per accompagnarlo alla compliance. Ma il terzo elemento del tridente in questa commissione australiana era quello della formazione, cioè loro insistevano molto sul fatto che i loro funzionari andassero nelle scuole elementari, medie, eccetera, a disseminare una sensibilità anticorruzione. Io, anche se i magistrati all'epoca erano abbastanza scettici su queste istituzioni, prima ancora che si parlasse dell'ANAC o di commissario anticorruzione che l'aveva preceduto, che era molto discutibile come istituzione, mentre l'ANAC ha funzionato molto bene, non sono in grado di dire quanto adesso funzioni, ma all'epoca in cui c'era Raffaele Cantone con Nicoletta Parisi, Merloni, eccetera, fece delle cose secondo me molto importanti. E quindi apprezzavo molto questa triplice componente. Prendendo un altro punto di vista, mi aggancio a quello che diceva Nicoletta, è chiaro che la formazione professionale, etica della pubblica amministrazione è fondamentale. Questo lo diceva già, pensate, un documento che secondo me è un aureo libretto, che ha già dentro tutto, che è il rapporto del Comitato di Studio istituito nel 1996 dal Presidente della Camera dei Deputati, che formulò una serie di ricette di prevenzione della corruzione. Il testo è stato poi pubblicato dalla Terza nel 1998. Non c'era niente di penale in questo. Regolazione delle lobbies, miglioramento della competenza professionale della pubblica amministrazione, come condizione perché si passasse dai controlli di processo ai controlli di prodotto, di cui adesso si parla, controlli di risultato. Ma soprattutto si sottolineava come all'epoca già avessimo assistito a un spaventoso decadimento della qualità professionale dei soggetti pubblici della pubblica amministrazione. E in quel documento si ricordava anche che negli anni 50 e 60 i corpi tecnici dello Stato erano così diciamo professionali che i privati si rivolgevano ai corpi tecnici dello Stato per avere consulenze. Noi oggi, a proposito di applicazioni, a proposito del fatto che si fanno delle bellissime norme penali, magari, ma non si sta a vedere la manutenzione, quando anche una grossa amministrazione come il Comune di Milano deve scegliere a chi rivolgersi per certi lavori, si rivolge ad altri privati. Non ci sono nemmeno nelle grandi amministrazioni più delle risorse autonome per valutare qual è la qualità del servizio o del prodotto che viene offerto. Ora, come possiamo pensare che se non si creano queste premesse si riescono ad attuare tutte quelle norme che sono contenute nel codice degli appalti? Ce ne parlava il presidente Corradino proprio a Padova, principi bellissimi, anche il principio fiduciario, il principio risultato, ma tutto questo richiede, l'aveva già capito nel 96 questo comitato di studi, richiede una solida formazione di base, non appunto una condizione che fra l'altro è anche foriera
di corruzione. Questo lo diceva Franco Cazzola in uno dei primi libri pubblicati dopo Mani Pulite. Diceva: il funzionario pubblico è più soggetto a corruzione se non ha una reale coscienza della propria professionalità, perché a quel punto il suo, la sua gratificazione, che tutti noi ricaviamo dal lavoro ben fatto, deve essere come in quella battuta di Manzoni del ragazzino che sa fare un certo gioco, no? Il fatto di saper fare bene una certa cosa a volte ci appaga di più di quello che è il compenso. Viceversa, il pubblico amministratore è avvilito nella sua professionalità, privo di coscienza della propria professionalità, alla fine sarà più tentato a trovare la sua gratificazione nel denaro, nella tangente, nella pura, diciamo, pecunia. E quindi da quel punto di vista la formazione professionale dei pubblici amministratori è una delle chiavi di volta fondamentali per la prevenzione della corruzione. Professor, a un certo punto nel libro, quando si fa l'elenco un po' delle definizioni, dei punti dai quali si può affrontare il tema corruzione, si ricorda ad esempio uno studioso che aveva fatto una specie di equazione della corruzione basata su tre variabili, no? Monopolio, discrezionalità, trasparenza. Dal suo punto di vista, in questo momento è più importante ridurre margini di monopolio nei mercati, là dove questo favorisce la corruzione, scalfire o riparametrare i margini di discrezionalità della pubblica amministrazione, o incidere di più sulla trasparenza? Grazie, dottore. Dunque, vorrei aprire con una considerazione sulla concorrenza. La concorrenza è un principio che deve dare il bilanciamento con altri valori, non è che uno deve perseguire la concorrenza in assoluto. Quindi, se noi partiamo da questo punto, consideriamo che la concorrenza potrebbe essere cedevole di fronte, per esempio, alle esigenze di sostenibilità o ambientale sociale. D'altra parte, la Corte Costituzionale ha fatto un bellissimo ragionamento, una sentenza del 2020 su questo aspetto. E poi rimangono gli altri due termini, che sono discrezionalità e trasparenza. E io direi, visto che lei mi vuole a tutti i costi che io esprima la gradatoria, che la trasparenza dovrebbe essere il faro del lavoro della pubblica amministrazione, da tantissimi punti di vista, tantissimi indicatori ci dicono che la trasparenza è un obiettivo importantissimo per tutti gli interessi implicati nell'amministrazione pubblica. Allora, innanzitutto la corruzione è un fatto oscuro, se c'è trasparenza, è addirittura banale dirlo, lo diceva Turati nel 1907, Casa di Vetro, eccetera. Ma la trasparenza consente di dare reputazione alla pubblica amministrazione, nel senso che una pubblica amministrazione che ha il coraggio di essere trasparente e che quindi si apre proattivamente al rapporto con la società civile, come dovrebbe fare, come ci chiede la Convenzione delle Nazioni Unite, che dice che le istituzioni pubbliche devono essere proattive nei confronti della società civile, è una pubblica amministrazione che dimostra di essere conscia delle proprie competenze, quindi di saper scegliere anche discrezionalmente perché ha la competenza, e che ha il coraggio di essere messa in discussione. Quindi io credo che la via che virtuosamente si sta intraprendendo, e su questo sono abbastanza ottimista in astratto, poi vediamo in concreto, e cioè quella della digitalizzazione della pubblica amministrazione e dei contratti pubblici, possa essere una buona via. Il problema è, di nuovo, quello che ci diceva Gabriel Forti, e cioè riusciremo a convincere la pubblica amministrazione a digitalizzarsi, convinceremo le banche dati, che ne abbiamo tantissime pubbliche, a essere interoperabili? Ovvero, voi direte, è un problema tecnico, un problema tecnologico? No, è un problema di reciproca collaborazione e fiducia, perché in una bellissima ricerca, secondo me bellissima, che abbiamo avviato in ANAC e che abbiamo poi consegnato ai nostri prosecutori, e che è stata portata a termine con un progetto finanziario dell'Unione Europea nell'ambito dei fondi strutturali, noi abbiamo pensato di poter creare un set di indicatori oggettivi di corruzione per bilanciare gli indicatori di percezione e esperienziali, che sono quelli che in questo momento ci dicono che l'Italia si situa al 42° posto, eccetera eccetera. Ora, qual è stato il primo problema che abbiamo incontrato? Questa ricerca era frutto di una collaborazione con Banca d'Italia, ISTAT, Ministero della Giustizia, eccetera, eccetera.
primo problema è che nessuno vuole percedere i propri dati. La conoscenza del dato è ricchezza e nessuno della pubblica amministrazione pensava di voleva condividere questa ricchezza, senza tener conto che il dato non è di proprietà della pubblica amministrazione che lo detiene, ma il dato, essendo pubblico, è della collettività. Allora, al di là delle norme che ci dicono che dal 1 gennaio 2024 saremo digitalizzati nel settore degli appalti, non lo so, io ho chiesto al presidente Busia sabato a Padova e lui mi ha detto dovremmo, e il condizionale è inquietante. Al di là della norma che ci dice, che ci dà questo obiettivo, ma nei fatti lo si riuscirà a fare? Cioè, se c'è la norma non si invera per il fatto di essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e di entrare in vigore dopo il normale termine di vacatio legis, perché la norma deve essere vissuta nel quotidiano dalle amministrazioni che sono incaricate di adempierla. Allora, ancora una volta, i pubblici dipendenti che dovranno digitalizzare la propria, proprio ente, la propria stazione appaltante, proprio ente come stazione appaltante, lo sapranno fare, hanno la competenza e lo vorranno fare, quindi vede, si prescinde dalla legge. Mi verrebbe da fare due piccole annotazioni che a proposito del 1 gennaio 2024, voi avete un altro grado, voi magistrati avete un altro grande appuntamento, perché in teoria negli uffici giudiziari gli uffici di procura dovrebbero passare al digitale totale, e proprio in queste settimane è cominciata la sperimentazione in uno degli uffici pilota e stanno vedendo sorgere, di tanto che la cosa più probabile mi sembra di capire che poi il 1 gennaio finisca al solito con il doppio regime digitale carta, perché sennò si blocca tutto. Vuol dire non digitale. E l'altra cosa che mi viene a pensare è il difficile rapporto tra la trasparenza nelle pubbliche amministrazioni e la privacy o la pretesa privacy, perché lì per esempio è un altro tema. Non so se viene usato a sproposito o a proposito, ma tante volte come, diciamo, controlimite. Sì. Non so perché da questo punto di vista se... Forse il dottor Cantone, l'ex presidente di Anaca Cantone, ci potrebbe dire tantissime cose su privacy e trasparenza come due estremi di una parabola, così come sono stati intesi nei primi anni del nostro mandato, per esempio, dove la privacy è stata strumentalmente utilizzata per cercare di arginare le situazioni di trasparenza, gli obblighi di trasparenza. Io do un mio giudizio molto soggettivo e lascio poi ai due compagni di strada di rispondere di più se vogliono. Io credo che il nostro sistema di protezione della privacy sia un sistema antico, che ha di vista questioni che non sono così importanti e che non vede l'elefante nella stanza, per cui è facile che noi siamo gravati da obblighi relativi alla privacy, per esempio dare oggi il consenso a essere registrati, benissimo, va bene, ma forse uno potrebbe anche darlo non in modo formale, per le vie brevi, voglio dire, queste formalità che poi azzoppano l'efficacia della norma, quando invece poi abbiamo fughe di dati dappertutto. Prima di dare parola a eventuali domande, perché sto vedendo che i 60 minuti sono già corsi grazie ai nostri ospiti, a Cantone però devo fare una domanda che non possiamo lasciare andare via così senza. Allora, lui il libro dedica, se voi vedete, due pagine, appena due pagine, all'ANAC. Allora, io immagino che ci sia un po' una questione di eleganza, non parlare di se stesso, della propria esperienza in termini che possano essere ritenuti pavoneggiatori. In parte, ce l'ha detto forse all'inizio, c'è una connotazione psicologica, non va bene le cose nostalgiche, ritornare. Però io glielo devo chiedere lo stesso. È innegabile sotto gli occhi di tutti che la visibilità e la percezione di incidere che aveva l'Autorità Nazionale Corruzione oggi non è più, diciamo così. Allora, mi ha fatto molta impressione che qualche mese fa, quando il presidente Busia ha detto sul codice degli appalti esattamente le stesse cose che ha detto adesso Cantone a voi prima, è stato letteralmente spernacchiato, e addirittura parte della politica
politica pesante perché veniva dalla maggioranza di governo, e insorta addirittura tacciandolo di fare quelle osservazioni per motivi di appartenenza politica, e addirittura alcuni sono giunti a chiedere le sue dimissioni. Allora io le chiedo, è cambiata l'aria? Eravate fortunati voi durante il vostro mandato e quindi la gente, il contesto, la politica era più sensibile? Oppure che cos'è che fa sì che oggi l'ANAC non sia avvertita più come quella cosa che almeno bisogna far finta di ascoltarla, quantomeno, ecco, piuttosto che insultarla? Qualche volta non solo facendo finta, anche qualche volta diciamo siamo stati ascoltati per davvero, anzi forse il vero problema è che a volte ci hanno ascoltato anche su temi che noi non avevamo competenza. Io credo, non mi voglio sottrarre alla risposta, ovviamente io ho tante considerazioni, però alcune di queste considerazioni rischiano di essere un po' troppo autoreferenziate, nel senso che è facile maramaldeggiare su una situazione che è oggettiva, l'ANAC oggettivamente è arretrata, e sarebbe anche facile prendersela con chi in questo momento la rappresenta, non sarebbe neanche giusto. Io credo che noi abbiamo beneficiato di una serie di situazioni che erano irripetibili. In primo luogo, parliamoci chiaro, il risultato di Expo è stato un risultato eccezionale. Io ricordo che quando Expo, ed era maggio 2014, loro non erano neanche ancora entrati, c'ero da solo all'ANAC, ci fu un periodo in cui l'ANAC era un organo monocratico, da aprile a luglio, quando loro sono arrivati, c'ero solo io, e a maggio 2014 si è verificata la vicenda Expo. La vicenda Expo è stato un volano anche sul piano internazionale incredibile. In quel momento nessuno a Milano avrebbe scommesso 50 centesimi sul fatto che Expo si sarebbe fatto a Milano. Avevano già individuato la sede alternativa. Io ricordo la prima volta che sono andato presso la sede di Expo, adesso Sala, diciamo, il sindaco di Milano, e credo sia stato un ottimo sindaco di Milano, almeno nella mia prospettiva. Sala era una persona depressa. Non aveva nessuna speranza che, diciamo, Expo si facesse, si cercava semplicemente un exit strategy. Noi ci inventammo un sistema, perché la legge non lo prevedeva, voglio dire, in cui io avevo un ruolo relativo, ma riuscimmo a fare i controlli, come dicevamo prima, non i controlli, quello che diceva il professore. Inventammo uno simbolo, la vigilanza collaborativa, non dopo, puntando il dito, cercando durante. Avevamo un successo internazionale. Mi ricordo che persino l'Ocse, che in genere non è affatto, diciamo, cauta, anzi è sempre critica nei confronti dell'Italia, fece un peana e disse che quel sistema dei controlli è una best practice. Ocse ci fece fare una convenzione con il Messico per cercare di applicare il sistema ANAC all'aeroporto del Messico, lo dissi all'epoca al presidente dell'Ocse. Pensare che questo sistema sia applicabile in Messico è credere che qualcuno oggi possa trasformare l'acqua in vino. È assolutamente impossibile, infatti non si fece. Il vero grande problema, cioè, noi abbiamo beneficiato di una situazione eccezionale, una situazione che vedeva anche un momento politico eccezionale, in cui si continuava a urlare onestà, soprattutto da chi era all'opposizione a quel momento, perché parliamoci chiaro, è facilissimo urlare onestà stando all'opposizione, un po' meno semplice urlare onestà quando si sta, diciamo, in maggioranza o si gestisce il paese. Quindi noi beneficiamo di una situazione eccezionale, e devo dire, non perché, diciamo, tutto sommato è trend di fare autocritica, forse un po' di autocritica noi ex post la dobbiamo anche fare, perché noi vivemmo un momento di talmente enorme visibilità che era assolutamente fisiologico, mi sarebbe stato un rinculo. Io fui invitato alla Casa Bianca, cioè in fondo qual era la ragione, e insieme ad Armani, insieme a Sorrentino il regista, insieme ad una fisica nucleare che aveva vinto il premio Nobel. E ricordo che fra le ragioni, quando andammo alla Casa Bianca, si disse i grandi risultati in materia di corruzione. Ovviamente, vedendolo ex post, è stato eccessivo quanto, diciamo, ci hanno inserito e quanto ci hanno utilizzato un po' per tante cose, e forse in quel momento tutto sommato era pure difficile provare a dire no o no, questo si può fare o questo non si può fare.
In quel momento storico sembrava che l'ANAC dovesse servire a salvare il paese da qualunque altra cosa. Voglio ricordare che l'ANAC si occupò di arbitrati bancari e voglio dire, se ne occupò in modo perfetto, perché nessuno ha saputo come sono finiti gli arbitrati bancari successivi. Noi li chiudemmo in un anno, abbiamo pagato tutti, facendo risparmiare moltissimi soldi, con spese praticamente pari a zero. Il famoso ente che doveva fare gli arbitrati bancari dopo di noi ebbe una dotazione di 3 milioni di euro, l'ANAC lo fece gratis. Però voglio dire, era il segnale che stavamo andando fuori, diciamo, dai nostri confini. Era inevitabile che ci sarebbe stata una situazione di rientro. Il vero problema è che noi avevamo forse interpretato l'ANAC un po' al di là di quella che era l'idea dell'ANAC. Cioè, l'idea mia, dei colleghi, che anche presi dall'entusiasmo, era che l'ANAC potesse essere una specie di baluardo per la legalità, non solo per l'anticorruzione, un punto di riferimento che poteva servire nel paese a richiamare tutta una serie di esigenze che non trovano sbocco da nessuna parte. Io lo vedo adesso in procura, quanta gente scrive perché ci dice abbiamo bussato a tutte le porte, ora bussiamo anche alla vostra, la nostra è quella più chiusa delle altre. Ecco, all'ANAC noi a volte abbiamo dato l'impressione che forse poteva aprirsi una porticina, forse abbiamo creato un eccesso di aspettative. E tutto sommato adesso l'ANAC è rientrata allo stesso modo delle altre autorità indipendenti, avendo ovviamente poteri minori, avendo un'esperienza minore, avendo una classe dirigente meno attrezzata, ovviamente questo non sto parlando di me, sto parlando anche dei dipendenti. Del resto, quanta gente sa che cosa fa l'antitrust? Quanta gente sa che cosa fa il garante della privacy? Io, diciamo, sulla privacy ho posizioni molto più rigorose di quelle di Nicoletta. Io, diciamo, ovviamente credo che il garante della privacy sia una iattura in questo paese, lo dico assolutamente con chiarezza, perché diciamo non tutela assolutamente la privacy dei singoli, rappresenta uno strumento per impedire il verificarsi della prescrizione della trasparenza. E fra l'altro, se io posso dire una cosa che riguarda l'attuale presidente dell'ANAC, che dal punto di vista umano e professionale è una persona attrezzatissima, e che dal punto di vista ideologico è stata una scelta che era assolutamente un ossimoro. Non si poteva mandare il segretario della privacy a fare il presidente dell'ANAC. Era, diciamo, come mandare, scusate, non è offensivo nei confronti di Busia, che è un professionista eccezionale, può fare qualunque cosa, come mandare a fare la volpe a guardare il pollaio. Lui si era occupato per tutta la vita di privacy, aveva l'idea, e c'erano stati contrasti durissimi con l'ANAC sulla privacy. Sarebbe interessante capire dove nasce quella sentenza del 2019, che cosa c'è dietro il tentativo di bloccare la riforma, di rendere pubbliche le retribuzioni dei dirigenti, che in questo paese non è stato possibile far passare grazie a un'operazione che viene fatta dalla privacy. Qual era la posizione culturale? E se tu scegli il segretario della privacy per fare il presidente dell'ANAC, hai già scelto qual è la fine dell'ANAC, a prescindere dall'uomo e dalle qualità. Quindi, voglio dire, c'è tutto un che di fisiologico, ma ci sono state anche scelte politiche chiarissime, scelte politiche che erano nel senso che tutto sommato quell'organismo doveva rientrare ad essere un'autorità indipendente come le altre, che non doveva essere, diciamo, un organismo che si occupava di legalità. E soprattutto, questo poi per essere chiaro, l'opposizione più dura che c'è stata all'ANAC nel nostro periodo non è venuta dalla politica, non è venuta neanche dalla privacy, che non aveva la forza, ma è venuta dalla magistratura. Il peggiore nemico dell'ANAC è stato un pezzo di magistratura. Io ricordo un'intervista di un magistrato all'epoca particolarmente noto e famoso, il Camillo Davigo, che disse che l'ANAC non serviva perché non poteva fare le intercettazioni. Ma cosa c'entrava l'ANAC con le intercettazioni? Eppure quel segnale fu un segnale fortissimo. L'ANAC non serviva perché non poteva fare le intercettazioni, perché l'unico modo per combattere la corruzione, secondo una parte della magistratura, sono le intercettazioni. Bisogna imbottire gli uffici di microspie, mettere Trojan dovunque, con risultati che poi sappiamo dove va. Ecco, io credo che lì si erano già create le condizioni di quello che è avvenuto adesso. Poi prendersela adesso con quello che accade sarebbe ingiusto.
Fra l'altro io credo che il presidente Busia sta facendo un ottimo lavoro, è una persona che ha una competenza specifica, lui fra l'altro prima di essere stato il segretario dell'ANAC è stato il segretario della VCP, che diciamo fece parte dell'ANAC, è entrato a far parte dell'ANAC. Credo che sia stato anche quello un corso e un po' un ricorso, ma certamente c'è stata anche una scelta politica nel voler ridimensionare un organismo che forse si era un po' allargato troppo.